Vix Vocal presenta Doppia Coppia, il cinema raccontato dal doppiaggio. Una trasmissione di Serafino Murri, Eleonora De Angelis e Massimiliano Torsani. Musiche di Riccardo Biseo. In studio Serafino Murri. E bentornati a Doppia Coppia, il cinema raccontato dal doppiaggio, raccontato cioè da quella parte così importante del cinema, così come lo vediamo e lo ascoltiamo, che sono le voci italiane di un film. Oggi vogliamo dedicare idealmente la nostra puntata al 1° maggio e a tutti i lavoratori, quelli che si accingono a riprendere le attività in sicurezza nelle prossime settimane, quelli che sono nel piano dello smart working da casa, ma anche a tutti i disoccupati che vivono nell'incertezza del loro futuro. E proprio per festeggiare il 1° maggio dei disoccupati abbiamo scelto di parlare di un film culto della fine degli anni 90, Full Monty di Peter Cattaneo, che trattava il tema della disoccupazione in un modo arguto, leggero, tipico dell'umorismo britannico, trasformando un pugno di squattrinati di Sheffield col problema di sbarcare il lunario in un ardito gruppo di spogliarellisti verso le donne. Quindi abbiamo con noi Fabio Boccanera, che interpreta Robert Carlyle, cioè Gaz, che tutti gli amanti del doppiaggio che ci ascoltano conoscono Fabio per essere la voce di star del calibro di Johnny Depp, Colin Farrell, Ben Affleck, Clive Owen, Joaquin Phoenix, e poi se mi metto a elencarli tutti non finiamo più. E poi un attore che di comicità è maestro, Pino Insegno, che ricordiamo fin dai tempi della prima partita. E basta, no, io non faccio il doppiaggio. No, Boccanera doppia, pure i miei doppia, Boccanera. Non iniziare, io sto prendendo quello che rappresenta il disoccupato in questo. Non iniziare così, eh? Non iniziare così, Pino. Ma tu sei la voce di Viggo Mortensen, sei Sacha Baron Cohen. No, lo sappiamo bene. Chi ti ho promesso che il tuo attore non lo doppierò mai. Te l'ho promesso. Anch'io i tuoi, perché non posso. Però doppierò te. Tu doppierai me, perfetto, io su di te. Un giorno ci proviamo, Fabio. Esatto, la dice da uno sull'altro. Sta diventando una telefonata intima, Fabio. Sì, sì. Allora, ragazzi, cominciamo dal 1° maggio, insomma. Yes. Il film che si commenta da solo, questo gruppo di uomini che, messi in mutande dalla crisi economica, per sopravvivere si tolgono anche quelle, no? Si improvvisano spogliarellisti. Allora, intanto cominciamo da una cosa invece personale. Dal 1° maggio volevo chiedervi, in questa quarantena, il lockdown, di cui non ne possiamo più, come vi sentite a stare fermi all'improvviso, mentre il doppiaggio in genere ha dei ritmi che assorbono completamente, una full immersion? Che vi è successo? Vai, Fabio, a parte la prostata. Ma no, io sono rimasto tranquillamente a casa, proprio non ho proprio voglia di andare al lavoro, nel senso che ho paura. E niente, siamo stati tranquilli, abbiamo riscoperto la famiglia, se vogliamo, perché comunque abbiamo riscoperto lo stare insieme con i figli, che generalmente vediamo solo 4 ore, perché tra scuola e lavoro, e quindi niente, cerchiamo di passarlo serenamente, sperando in buone notizie. Però insomma, il lavoro, certo, manca, perché manca, è ovvio, però vorrei io perlomeno tornare a lavorare in sicurezza, ma questo si saprà, vediamo che succederà piano piano. Lo scopriremo solo vivendo. Esatto. Pino? Ma Pino non si è fermato. Io ho riscoperto mia moglie, che non la vedevo da anni, ho riscoperto i miei 4 figli. Sì. Io sono pieno dei figli, ragazzi, per cui guarda. E ringraziando il cielo, io, lavorando parallelamente come formatore e avendo una società di comunicazione e post-produzione riguardante grandi società italiane, internazionali, eccetera, ho continuato a lavorare da casa in qualche modo, perché io, sa Fabio, non mi fermo, non... hai fatto smart work, no. io muoio, no, e no. L'unica cosa che si è fermato, ovviamente, il teatro. Fortunatamente abbiamo finito a Roma, ma c'avevamo 38 date saltate, i turni di doppiaggio, ovviamente. Vabbè, dai, non ho paura, a differenza di Fabio non mi fa paura questa storia, nonostante l'età è quella che brutta, è quella a rischio, appunto. Dopo i 60 anni non si può uscire da casa, per cui rimango a casa, però non mi fa paura. Secondo me c'è stato anche un allarmismo esagerato, però non voglio entrare in questo merito, perché altrimenti apriamo un link. Non è quello il problema, Pino, io ho paura dei comportamenti della gente. Ah certo, no, solamente non ho paura del virus, perché le nostre sale saranno messe in sicurezza, molti l'hanno già fatto, c'è di tutto e di più, però certo. Io ho paura dei comportamenti, tutto. A proposito dei comportamenti della gente, però torniamo a Full Monty, facciamo un bel flashback. Faccio una piccola introduzione, poi parla Fabio, che è veramente il reale protagonista. No, eravamo tutti.
Dunque, questo film nacque, si chiama Tonino a colla. Esatto, ecco, quello che ti volevo dire. Successo inglese per la produzione di un italiano, Uberto Pasolini, che praticamente abbiamo perso i primi due giorni, se Fabio se lo ricorda, perché lui voleva che noi doppiassimo il film mantenendo la volgarità del dialetto inglese, lo slang, eccetera. Noi gli abbiamo fatto capire in due giorni, e non se ne usciva, che non potevamo farli il romanaccio, perché equiparare quello slang, che neanche gli inglesi avrebbero capito, ce li metti i sottotitoli, avremmo dovuto doppiarli in romanaccio o in napoletano stretto o in siciliano, ma non se ne usciva, non se ne usciva, tant'è che con Fabio facemmo l'ultima prova. Fabio, io mi ricordo tutto purtroppo delle cose, facemmo una scena a campo lungo dove buttammo un po' di più la voce, nel senso, non l'abbiamo fatto con la bella voce, gli abbiamo detto è una questione di adattamento, cioè se quello dice che ne direste di andare a fare una bellissima passeggiata in centro, ovviamente non fa parte di quel discorso. No, avendo provato in quel modo, lui si è convinto e ha detto ok, doppiatelo, ok, avete ragione voi. E da quel momento in poi, sotto la direzione attenta e ogni tanto disattenta del nostro grande amico Torino Accolla, che salutiamo ovunque sia, siamo riusciti a portare a casa il film, ma con grande grande fatica i primi due giorni. Sì, perché se non erro loro, che cos'era? Era gaelico, che lingua era? Era un inglese slang, di Sheffield, è proprio del proletariato di Sheffield, non si capisce un accidente. Infatti il problema era proprio, e noi alla fine l'abbiamo un po' sporcato, come diceva Pino, io quasi al limite del romanaccio, quasi al limite. Ma doveva essere così, come però... ti proietti su Stallone, su Rocky 1, sembra un quarto di Prima Valle, al limite. Però è stata una bella esperienza, è stata una bella esperienza. A proposito di bella esperienza, Uberto Pasolini l'ha venduto quel film a 2 lire, perché non ci ha creduto, non lo so che è successo, ma è stato venduto a 2 lire. Come spesso accade nel nostro... Ha fatti miliardi in tutto il mondo. Tutto il mondo. A proposito del lavoro all'epoca, ma adesso ormai si doppia tutti in colonne separate, eccetera, ma all'epoca come l'avete doppiato? State insieme al leggio, che ricordate? Insieme. Sì, tutti. Anche, eravamo anche 8 persone alcune volte. Esatto, eravamo tutto il gruppo, ma la cosa era bella, però si riusciva a missare, e si riusciva a sync. Io non riesco a capire come mai, io posso capire i protagonisti perché poi li missi ed è meglio, però prima si doppiavano insieme pure quelle che faceva Uomo 2, Medico 3. Io non so cos'è cambiato. È cambiato che c'era più tempo, Pino. C'erano meno società di doppiaggio. Ce n'erano 4. C'era meno anelli e meno tutto, c'era più qualità. Sulla qualità che Non c'erano le serie streaming che adesso sono fondata, in cui ci entrano un po' tutti, sia dialoghisti che attori nuovi, tra virgolette, insomma. No? Certo, ma c'erano i rumoristi, sono spariti. Sì, purtroppo spariti. Il problema di adesso è che le nuove generazioni non possono stare come abbiamo avuto la fortuna noi, soprattutto Fabio, io dopo di Fabio, a stare all'Egio con Pino Locchi, Barbetti, che ne so, Cigoli, Amendola, Cigoli, Emilio. Tu hai vissuto anche quello. Tutti. Per cui uno rubava anche ai grandi. Carletto Romano. Sì, capito. Tu facevi proprio parte della seconda generazione, per cui stavi lì, io attaccato dopo di te. Per cui sono cresciuto all'ombra tua, ho imparato da te, per questo sono rimasto. Siamo cresciuti con la serie insieme. Io devo ringraziare tua mamma sempre. Ragazzi, allora ci fermiamo soltanto un attimo, e così sentiamo agli ascoltatori. No, magari. No, ci sentiamo un pezzettino proprio tratto dal film, e così sentiamo le vostre voci dell'epoca. Mamma mia, le vocette. Marco. Paura. Vai. Ma la guardia giurata qui dentro? Beh, certo che si voleva suicidare. Beh, almeno qualcuno ha beccato un lavoro con la chiusura di questo posto. Ma si può sapere perché glielo hai detto? Quello è fuso. Suona la tromba. Può sempre fare comodo. Serve un po' di musica, aiuta. Ha una macchina. Un posto dove possiamo esercitarci. E poi per il ragazzo sarebbe un'ottima terapia. Come no? Baila con le palle al vento. Ottima terapia. Sai che ti dico? Lui non sarà il solo a tentare il suicidio se continui con queste stronzate. Papà, ho fame. Eccolo qua.
siamo. Fantastico, io ero... Ma chi era quel bambino? Ero io. No, perché no, i film si invecchiano con noi, cioè dopo aver visto un film, dopo tanti anni che uno non lo vedeva, in genere lo vedi diverso, no? E le vostre voci come sono rispetto ad allora? Che pensate? Mamma mia. No, ma era giusto, cioè come l'abbiamo doppiato, era giusto? Era giusto, era giusto. Quelle voci, se doppiassimo adesso sembra che faremmo i nonni. Di questi qua di Marchetti, no, e tu di Carlisle, no, forse, ci stai sopra ancora su di lui. Ma sai, Carlisle ancora forse ci sto, lui è sempre stato sempre però quel questo. Carlisle lì, cioè se adesso quello lì adesso Full Monty staremmo fuori, no là. No, no, ma tu infatti Fabio l'avevi doppiato Carlisle pure nel film di Loach in altre sì, circostanze, l'ho doppiato ancora. Sì, l'ho doppiato in altre circostanze e poi per motivi che non diciamo non l'ho più doppiato, però non è il caso di parlarne in questa intervista. Ma è un attore, ma è un attore che tu senti abbastanza tuo come corde, insomma, perché poi è no, guarda, fra tutti quanti è quello che sentivo all'epoca meno mio, però dopo quando non l'ho più fatto magari anch'io ero maturato come uomo, come voce, l'avrei potuto fare meglio, però all'epoca insomma sai, quando uno ci sta. A mestiere, a tecnica, a esperienza riesce a fare tutto secondo me. Ma tu come hai affrontato invece Mark Addy, no? L'attore che tu fai, che poi è anche un doppiatore tra l'altro del Mark Addy. Sì. Mark Addy, non mi piaceva l'idea che fosse voce volto perché lui aveva il pisello piccolo nel film. Sul podcast si può dire, no, ci abbiamo giocato, ho fatto questo doppiatore, c'hai i problemi di ciccia e di centimetri, no, non vi parla un super donato solo. Ma non è voce volto, doppiato. Però mi faceva molto ridere il fatto, la sua timidezza, il fatto che doveva dimagrire, il fatto che si vergognasse. Devo dire che è un film che ha cambiato veramente una generazione, sono quei film che hanno lanciato delle mode, una musica, un modo di essere, cioè dopo un po' lo spogliarello maschile ha preso via tutto il mondo. Beh, sì, veramente sì. Ha avuto un'intuizione pazzesca. No, è geniale, quel film geniale, attori straordinari. Ma vero. Ma voi lo sentite invecchiato adesso oppure è ancora attuale? No, niente. È bello. Per niente. Secondo me è giustissimo. Soprattutto in Italia è attualissimo. Vabbè, forse l'unica cosa che è cambiata è che mi sa che adesso è difficile pure fare gli spogliarelli, insomma, no? Rispetto sì, devi stare a 2 metri di distanza. Minimo 4. Però ci possono essere solo 6 donne a vedere, non di più. Veramente, come ha detto il mio amico Rocco Siffredi, dice Pino, tu dillo che hai cominciato doppiando i film porno con la voce. Esatto. Hai visto fatto col corpo e ti comico pure lì. Oh, però io sono stato fortunato perché faccio tutti attori che pare che invece siano... Sì, ma sì, Colin Farrell, tutti questi. Sì. Addirittura Sly Owen. Sì, tu sei l'incarnazione di tutti i sex symbol, Fabio. Ah, tu vai a misura. Ma questi sono i contrari della vita, no? Quando tua moglie un attimo, dispiace. No, è disperata mia moglie, poverina. Ora. Se non ci fossero state loro due... Eppure sarebbe bello, Fabio, fare un Full Monty noi, il doppiato, perché Full Monty è in teatro, lo fa Luca Ward anche. Ah, vabbè. Che brutta cosa. Anche perché c'è Bruno Alessandro. Mamma mia, Bruno Alessandro è invecchiato, che grande adesso. Io, te, Pino, pure noi siamo invecchiatelli, dai. Sì, ma io sono bello. Sei bello come il sole, guarda, proprio io sei bello. Sei bello, sei bravo, sei tutto. Tu sei bugiardo. Allora, oddio, ti fermo un altro momento, però, perché voglio fare un altro peggiore, ancora peggiore, Marco. Che fai? Perché mica era la prima volta che lavoravate insieme. Io mi ricordo un film che è stato un altro culto della mia generazione. Belli e dannati. Sì, del 91, dove fa un film. Phoenix e Pino Keanu Reeves. Andiamoci ad ascoltare un secondo. Sì, va. Sì. Possiamo essere amici. Io faccio sesso con gli uomini solo per soldi. Sì, lo so. Due uomini non possono amarsi. Già. Beh, non lo so, voglio dire. Insomma, per me. Io potrei amare un uomo anche se lui non mi pagasse. E io ti amo,